and I'll run into the sea. Follow this heart that escapes me. It escapes me. Ragazzi, Pierone, bentornati con questo nuovo video. Oggi sono su Melagodo per parlarvi e portarvi un gioco che ho avuto la possibilità e la fortuna di provare con più di un mesetto di anticipo. Il gioco in questione è Far Cry 4, che uscirà appunto il 18 novembre, quindi diciamo che è un'anteprima anche abbastanza importante. Abbiamo avuto la possibilità di provarlo in un meeting che si è tenuto a Parigi, quindi abbiamo fatto un 24 ore andare e tornare per appunto provarlo e farvi avere qualche notizia, qualche novità. In più, io e tantissimi altri youtubers, sia italiani che da tutte le parti d'Europa, quindi è stata una cosa anche abbastanza divertente e piacevole da stare in compagnia. L'abbiamo provato in una versione molto libera, nel senso era una build quasi l'80% del gioco completo, senza troppe limitazioni, provando anche la trama, tutte le cose insomma che si potevano fare in questo gioco, anche se oggi non vi spoilerò nulla di importante o essenziale per non rovinarvi appunto la sorpresa, anzi vi parlerò della modalità co-op, mi soffermerò su quella, mentre gli altri magari si soffermeranno su altre cose. Dato che comunque ho avuto la possibilità di giocarla con Johnny, mi sono divertito parecchio e ho voluto concentrarmi su quella. Allora, come sarà la modalità co-op di questo Far Cry 4? Per la prima volta sarà una modalità totalmente free roaming, nel senso che voi potrete fare qualsiasi cosa che fate già nella modalità single player con un compagno, con un amico. Infatti sarà da due giocatori, nel quale uno sarà host e l'altro sarà un client, diciamo che uno andrà ad aiutare l'amico che sarà l'host e che tramite questa appunto coop potrà aumentare i suoi progressi. I progressi che non aumenteranno nella campagna, nella storia di chi andrà ad aiutare, quindi il client, ma che comunque questo amico in soccorso potrà aumentare il suo denaro, la sua esperienza, aiutando appunto il suo compagno. Sarà una modalità totalmente libera, nel senso che non avrete limitazioni in quello che potete fare. Potete fare tutte le cose che fate già nel single player in compagnia di un amico, eccetto le missioni e la trama principale che dovete fare esclusivamente in single player. Allo stesso modo non ci saranno delle missioni esclusivamente per la coop che potete fare soltanto quando siete in compagnia di un amico, ma tuttavia delle missioni consigliate da fare in coop, nel senso che se le fate da soli probabilmente non ne uscirete vivi o sono estremamente difficili, e che anche il gioco consiglia di farle assieme ad un amico per agevolare un po' la situazione. Questa cosa appunto la vedremo in molti frangenti quando siete in coop. Infatti cooperare con un amico vi aiuterà parecchio, come ho visto anche io con Johnny in certe situazioni, quando soprattutto nell'assalto ai forti ci saranno dei fortini da conquistare, da liberare. Lì è una cosa molto bella che abbiamo visto, che è la cosa forse più tecnica, dove bisogna molto cooperare, muoversi bene, soprattutto quando volete fare qualcosa in stile stealth, dove bisogna molto stare attenti, guardare sempre il nemico dov'è, spottare i nemici, muoversi coordinatamente. Quindi è una cosa a mio avviso molto divertente da fare in due. Allo stesso modo andare in giro in due potrà esservi molto d'aiuto nel fronteggiare le orde di nemici e ribelli che troverete in giro per la strada, o anche gli animali, che io posso assicurarvi che è forse la cosa che mi ha colpito di più, che hanno implementato e migliorato molto rispetto a Far Cry 3, perché troverete veramente una miriade di animali in giro per tutta la mappa, alcuni anche abbastanza feroci e cattivi e difficili da contrastare da soli spesso e volentieri. Troverete tipo dei rinoceronti che vi inseguiranno fino alla morte, finché non vi buttate giù da un dirupo per salvarvi la vita, le aquile che arrivano dal cielo da un momento all'altro vi attaccano, pesci, cani sott'acqua, che io ne ho beccato uno e mi sono cagato sotto malamente per un paio di minuti, e tantissimi altri animali, branchi di lupi, serpenti che escono dall'erba da un momento all'altro, tigri, orsi, serpenti, tantissimi altri animali che incontrerete nel vostro percorso. E il tutto non andrà a stravolgere quello che è tecnicamente il gioco in single player, anzi potrà esservi soltanto d'aiuto nel riuscire a portare avanti il vostro completamento del gioco. Parlando un pochettino anche del gioco, del gameplay in sé, sebbene poi gli altri approfondiranno un po' di più, posso dirvi che come gioco a primo impatto, all'impatto grafico diciamo, è veramente devastante e bello, come siamo abituati anche dai capitoli precedenti, anche se devo dire molto simile a quello che è Far Cry 3. Il primo impatto sembra di giocare quasi a Far Cry 3,
anche se poi a lungo andare capite di trovarvi in un mondo molto diverso, molto più, diciamo, compresso, coinciso, nel senso che avrete sempre, sebbene sia grande come mondo da esplorare, qualcosa da fare. Le interazioni con l'ambiente saranno molto più frequenti rispetto al capitolo precedente. Si parla di un 35 ore in single player per finire il gioco al 100%, quindi ci sarà molto da fare. Una cosa che forse non mi ha colpito tantissimo è il sistema di mira, che l'ho visto un pochettino meccanico, ma diciamo che è una cosa secondaria rispetto a tutto il resto del gioco. La trama l'ho trovata subito molto coinvolgente già dall'inizio, anche se non posso spoilerarvela, con questo nuovo antagonista che è Pagan Min, che a mio avviso, cioè quelli di Far Cry, la Ubisoft ci tiene molto in questa saga a caratterizzare gli antagonisti, come era Vaz, tipo fare qualcosa di veramente epico per idolatrare poi alla fine anche un po' il cattivone di turno, perché sembra essere molto composto ma è un pazzo schizofrenico e pazzoide anche questo. Quindi per quanto riguarda la trama sicuramente ci sarà qualcosa di molto particolare, molto bello da vivere. Ho avuto anche la possibilità di provare Shangri-La, questo mondo fantastico, mitologico, dove si può andare in giro con una tigre bianca in questo tipo, diciamo, scenario mitologico che è collegato alla trama principale, e allo stesso tempo provare l'esperienza dell'Himalaya, delle montagne innevate dell'Himalaya, con le varie novità come la tuta alare, il girocottero, il tuk-tuk, insomma, che vi permetterà di vagare e viaggiare dall'alto per tutta la mappa e vederne un pochettino la spettacolarità dall'alto. E quindi niente ragazzi, per oggi e per questo video è tutto. Io spero di aver fatto vedere un po' qualcosina di carino anche con le immagini registrate durante l'evento. Fatemi sapere con un commentino voi cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e rimanete collegati su Melagodo, perché arriveranno tanti altri video nei prossimi giorni, veramente molto belli, molto divertenti, anche in gruppo tra di noi. Quindi grazie mille per aver visto il video, alla prossima ragazzi, qui era Ron, bella.